Guarda, sono ancora vivo. È quello che ti avevo chiesto, Socrate. Sapevo che ci saresti riuscito. Ci avrei provato anche se tu non me l'avresti chiesto. Non è così facile come sembri, restare vivi. Non siamo rimasti in molti. Allora porgiamo loro i nostri omaggi. Non sono più con noi, ma un tempo lo furono. Seguimi. La mia opinione sulla morte è nebulosa, poiché non ne so nulla. Perciò so che non devo temerla. Nemmeno io la temo. Molti hanno paura della morte perché non sanno cosa è in serbo per loro. Si può solo pensare che gli dèi lo sappiano. Riflettici, anche se nessuno può sapere che cosa è giusto. Febe non ha mai potuto essere una bambina. L'ho sempre trattata come se fosse un'adulta. L'hai fatto perché la rispettavi. Metti in discussione le tue scelte, Alexios, ma non rimpiangerle. Grazie per averle donato la sepoltura che meritava. Ci sono molte altre persone qui nell'Elisio. Hanno ottenuto la felicità eterna. Uno di loro è il nostro grande Pericle. Atene gli deve molto per tutto ciò che ha fatto. Non a caso lo chiamavano il primo cittadino di Atene. Ha fatto molto per la comunità, ma era anche un uomo riservato. Se solo avessimo alleggerito il suo fardello. Lo conoscevamo solo per come si presentava a noi, ma chissà se quello era il suo vero volto. Questa guerra ha preteso molte vite. Persino Brasida è caduto. Sì, è vero, ma ha compiuto il suo dovere di spartano, morendo in battaglia. Avrei potuto aiutarlo di più. Stava dalla mia parte. La tua sopravvivenza lo vendica. Verrà onorato come eroe. Sarà ricordato come l'uomo che ha sconfitto Cleone. Pare che dei soldati abbiano trovato Cleone sulla spiaggia. Caduto in battaglia, forse. Chi può dirlo? È difficile ricordare quello che succede nell'impeto della battaglia. In ogni caso passerà l'eternità nel Tartaro per le sue azioni. Noi invece siamo certi che i nostri amici ci aspetteranno nella luce. Brindiamo a questo. Chi sono io per dire no? Beh, ora ho un sacco di materiale per la mia prossima opera. Parla di come Alexios si è occupato del mercante. Di fronte a tutta Corinto. Quello sì che è ottimo materiale. Non c'è ancora una scena d'amore? Lasciate che vi dia subito l'ispirazione. La bellezza è effimera, sfruttala finché c'è, Alcibiade. E a questo voglio brindare. A noi, che abbiamo resistito a tutto. E a coloro che erano intenzionati a resistere. Un tributo ottimo come le tue doti canore. E agli dèi! Ora, caro maestro, credo che tu debba trascinarmi via per la nostra lezione privata. Temo di non aver bevuto abbastanza vino per quello, Alcibiade. Che qualcuno riempia il suo calice!
Che ci fate qui voi due? Ci conosci, ti seguiamo dappertutto. Il vecchio Erodoto era impaziente di vederti. Te l'ho detto, Barnaba. Pare che Terra nasconda un segreto. Un segreto inimmaginabile. Sì, ma un mondo perduto. È perfettamente possibile. Atlantide potrebbe esistere. A me sembra una frottola, ma lui insiste. Erodoto ha ragione. Atlantide esiste. Incredibile. Oh, davvero? Non riesco a crederci. Dimmi tutto. Mia madre mi ha mandato qui a incontrare il mio vero padre. Conoscete Pitagora? È lui. Tuo padre viveva in un vulcano. Pitagora? Ma è impossibile. Significherebbe che è immortale. Aveva un bastone che apparteneva all'antica civilizzazione. L'ha tenuto in vita tutto questo tempo. Ha perfettamente senso. Beh, e dov'è? Presentacelo, dopotutto è tuo padre. Era un uomo testardo. Voleva tenere la conoscenza di Atlantide solo per se stesso. Testardo. Deve essere un tratto di famiglia. Intende dire che gli dispiace per il tuo lutto? Sto bene. Ma non parlatene mai con nessuno. Resterà tra noi. Hai la mia parola. Ma il mondo deve sapere. Sarebbe la storia più straordinaria della nostra epoca. Erodoto. Oh, va bene. Allora è deciso. Andiamo avanti. Come sempre. Abbiamo imparato molto, vero? So tutto io. Parla per te. Io cerco la verità. Gli dèi sanno che non è tutto vero quello che si racconta nei miti. Vengono dagli dèi in persona, la fonte più affidabile che esista. Entrambi mi avete aiutato molto. Non importa cosa sia giusto o sbagliato. E tu lo sai, essendo l'ombra dell'aquila semidivina. Forse anche lui è immortale. Sì, come no. C'è una cosa di cui sono certo. È stata un'odissea che non dimenticherò. C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. A volte dobbiamo mostrare al mondo di avere polso. Anche se il caos alberga dentro di noi. Per essere il migliore non basta la forza. Alla scusa dei deboli. Ti faccio vedere io chi è debole. Beh, almeno la famiglia è riunita. Prendo altro vino. Alexios, aspetta. Grazie. Ho
Oh, my God.